buongiorno ai telespettatori di Napolisera.it. Qui dal Circolo Ondina abbiamo la presentazione della squadra di pallanuoto, la Cesport Italia. Qui con me, nelle vesti di dirigente, Federico Calvino. Buonasera. Buongiorno a tutti, siamo qui nell'inizio di questo nuovo anno agonistico. Finalmente ci ripresentiamo con una squadra che ha fatto un anno di esperienza. L'anno scorso ha coronato insomma il successo della salita dell'anno precedente, quindi hanno confermato i suoi valori in acqua e adesso speriamo che con questi rinforzi abbiamo l'ambizione di mirare a qualche posto un po' più alto. Per essere scaramantici, non diciamo che l'ambizione è quella dei playoff, ma ci siete vicini, insomma. Quanto pesano i nuovi rinforzi da parte della squadra su queste ambizioni e quanto concretamente si possono realizzare? Ma più che i rinforzi, diciamo che quello che potrà pesare molto è l'esperienza maturata l'anno scorso. Non dimentichiamo che questi erano tutti ragazzi che venivano da un settore giovanile, sono cresciuti insieme, hanno fatto un'esperienza e hanno maturato una serie di conquiste fino a conquistare la Serie B. Quindi hanno mantenuto la Serie B, adesso con lo straniero, l'arrivo di Mimmo Mattiello e la speranza che è alla guida di Fabrizio Rossi, che non dimentichiamo è un allenatore che comunque è abbastanza navigato, ha con questa squadra l'opportunità di dimostrare i suoi veri valori come allenatore con una squadra maschile. Come sappiamo, l'allenatore effettivamente non è il singolo componente, ciò che conta è la squadra. In rapporto all'esperienza maturata da questo allenatore, quanto pesa effettivamente la nuova mentalità di questa squadra? Beh, diciamo che normalmente, anche se molti tendono a dire che la squadra è quella importante, l'allenatore ha un aspetto marginale, però chissà per quale ragione quando la squadra non funziona il primo a essere sostituito è proprio l'allenatore. Io credo che questo, Fabrizio, potrà essere anche la chiave di volta per innescare certi meccanismi per fare il salto di qualità. Ed eccoci qui con il presidente del CONI Napoli, Sergio Roncelli. Salve, in veste di cosa lei è qui alla presentazione? Quanto pesa effettivamente dal punto di vista della nostra napoletanità una squadra di pallanuoto in Serie B? Allora, innanzitutto sono qui per portare il saluto di tutti gli sportivi napoletani che io rappresento. La pallanuoto è importante per il nostro sport, soprattutto a Napoli, e avere una squadra in Serie B con un vivaio di giovani come quello della Cesport è sicuramente importante. Tutti i nostri risultati si basano proprio su vivai giovanili delle nostre società. Noi quest'anno abbiamo fatto da poco la premiazione di fine anno, dove insieme a tanti campioni europei e mondiali abbiamo premiato un gran numero di giovani, e come ho detto altre volte questo è importante perché noi ci troviamo nell'anno di passaggio fra le due Olimpiadi e i giovani dei vivai di quest'anno sicuramente saranno protagonisti alle Olimpiadi fra due anni di Rio, quindi questo movimento giovanile ci assicura la continuità dei nostri successi sportivi. Colgo la palla in balzo, lei effettivamente ha sottolineato molto nel suo discorso la parola giovani ed io ho posto invece un altro termine, rilevanza, ovvero sia a Napoli. Da un punto di vista di sport, lei che è presidente di un'associazione sportiva, quanto effettivamente è importante lo sport nelle sue più varie discipline per salvare a Napoli molti giovani che purtroppo finiscono in mani sbagliate? Sì, lo sport a Napoli è una delle eccellenze vere che ci sono. I risultati che si conseguono attraverso lo sport sono molteplici, sia come immagine della città, basti pensare l'America's Cup, la Coppa Davis, sia dal punto di vista economico. Noi organizziamo, le nostre federazioni organizzano un gran numero di manifestazioni ogni anno. Ad esempio, da poco abbiamo avuto i campionati seniores di Taekwondo. Basti pensare che partecipano 800-900 atleti e insieme a loro ci sono le famiglie, ci sono i tecnici, ci sono gli accompagnatori, ci sono gli arbitri, i dirigenti. Quindi è un movimento, ogni manifestazione è un movimento di migliaia di persone. E poi lo sport è importante soprattutto dal punto di vista etico, perché
il messaggio positivo che manda lo sport ai giovani non lo manda nessuno. Lo sport resta sempre, dal punto di vista etico, uno dei punti di riferimento più importanti. Ci troviamo anche qui con il presidente della squadra, Giuseppe Esposito. Salve. Eccoci, sì, siamo qui alla presentazione per il secondo anno consecutivo del campionato cadetto e cerchiamo di migliorare quelli che sono stati i risultati conseguiti l'anno scorso. A tal proposito, lei parla di miglioramento, in rapporto effettivamente ai rinforzi nuovi della squadra o da un punto di vista di mentalità intende il miglioramento, il cambiamento? Io credo che la mentalità c'è, la mentalità per fare bene c'è. Gli innesti ci sono, quindi credo che alla luce di tutta questa situazione ci possono due corroboranti che possono creare il requisito necessario per poter fare meglio. Questa è la cosa importante. In tal caso lei intende fare meglio, da che punto di vista? Qual è precisamente un traguardo che si è posto? Qual è invece un desiderio e qual è più un sogno, un'utopia? Allora, l'utopia è meglio non pensarla. Per scaramanzia. Cerchiamo di migliorare il sesto posto dell'anno scorso, quindi dal quinto posto in poi quest'anno cercheremo di fare meglio e poi praticamente con un occhio strigliato a quello che sono i playoff. Questo è l'obiettivo che ci prefissiamo quest'anno. Questo obiettivo lo raggiungerete specialmente grazie a questa sinergia di giovani? Sicuramente, sicuramente. E non solo però. Anche infatti l'allenatore conta molto. Esatto, perfetto. Anche l'allenatore che è cambiata la guida tecnica conta molto, ci sono una serie di situazioni, è tutto un discorso che va tutto insieme, che va amalgamato in quello che sono i risultati che fino adesso comunque questa società ha conseguito e quindi chiaramente cerchiamo di migliorarli. Grazie mille, arrivederci.